da Napoli. Innanzitutto per dare solidarietà e sostegno a Riccardo, quando ho preso il pullman per venire qui ho raccontato il motivo per cui stavo venendo qui a un ex collega della fabbrica in cui lavoravo. Guarda, c'è un operaio dell'Ilva che è stato licenziato perché ha fatto un post su Facebook, la piccia di Sabrina Perilli. Ah, e mi ha detto, ma veramente, cioè, ma non ti credo, è impossibile, una cosa del genere non può succedere in un paese almeno formalmente democratico. Ho detto, no, cioè vatti a vedere la carta, la lettera di licenziamento, l'hanno scritto nero su bianco. Ed è una situazione talmente assurda che veramente per certi versi è incredibile. Ed è talmente incredibile che Ilva, io lo chiamo ancora così, ArcelorMittal, avrebbe fatto meglio a scrivere sulla lettera di licenziamento: ti licenziamo perché ti possiamo licenziare, non c'è nemmeno bisogno di scrivere il motivo, abbiamo la forza e ti licenziamo e ce ne freghiamo di chi sei, ce ne freghiamo del motivo reale, perché quello che hanno accampato nero su bianco è talmente una stronzata che non sta assolutamente in piedi, è una stronzata ipergalattica a cui davvero non si può credere. E io sono convinto che Riccardo, con tutta la comunità degli operai di fabbrica, del sindacato, di quello che ancora lotta e di tutte le organizzazioni sociali e politiche, questa battaglia la può vincere. Io parlo da operaio licenziato in una fabbrica del Napoletano, licenziato perché ero iscritto a un sindacato, l'USB, che ha fatto la battaglia, è stato nominato RSA e un giudice mi ha reintegrato sul posto di lavoro perché ha riconosciuto la discriminazione antisindacale e la ritorsione. Vincere si può, ma vincere si può se si accetta il piano della lotta, se invece si accetta il piano del silenzio, di chiedere scusa al padrone che si chiami ArcelorMittal o che si chiami Pinco Pallino delle ditte di appalto, noi abbiamo già perso. La battaglia che si conduce oggi all'IVA, la battaglia di Riccardo, ma la battaglia di tutti, non è la battaglia di un singolo lavoratore. Guardate che oggi a Taranto ci sono le telecamere e gli occhi di un intero paese e di tutti i padroni del nostro paese. Se vince ArcelorMittal procederanno a carro armato ovunque, se vince Riccardo dovranno farsi il conto che in questo paese esistono ancora i lavoratori, esistono ancora lavoratori combattivi e che non cedono il passo, che non si arrendono, per cui oggi da Taranto può partire o la sconfitta definitiva dei lavoratori di questo paese o l'inizio, una scintilla di riscossa. Per cui l'invito è a tenere duro e andare avanti, e non siete soli oggi da Napoli, da Roma e da tutto il paese, stiamo guardando e siamo qua per testimoniare, non soltanto per Riccardo, io l'ho conosciuto stamattina qua ai cancelli, ma per dire che Riccardo incarna la figura di qualsiasi lavoratore che semplicemente una sera sul divano ha fatto una condivisione su Facebook. E non è pensabile che in questo paese si licenzi un lavoratore per questo. Chiudo su un aspetto: ma voi vi rendete conto di un colosso come ArcelorMittal, che muove miliardi, che ha il PIL superiore a quelli di tanti paesi, è talmente fragile, perché questo denota una debolezza, che si deve andare a guardare un profilo privato di un suo lavoratore che sarà arrivato a qualche decina di persone e lo deve licenziare perché hanno paura che qualsiasi possibilità di dissenso possa divampare e da quella scintilla possa divampare effettivamente l'incendio. Sembrano forti, ma solo perché noi siamo in ginocchio. Se abbiamo il coraggio di alzarci in piedi, grazie, questi crollano come un castello di carte.